Italia TV oggi è ospitata in uno dei simboli del nostro bel paese, nella Sala delle Fiaccole del Palazzo H, Foro Italico, ai piedi di Monte Mario, a Roma, nel Palazzo CONI. E siamo ospitati da chi? Dal presidente del CONI, Giovanni Malagò. Ci faceva piacere fare una chiacchierata su vari argomenti, partendo da Tokyo, ovviamente. Anzi, partiamo da Lignano Sabbia d'Oro, perché a Lignano Sabbia d'Oro, ricordo, era il 14 febbraio 2020, c'è stato un bellissimo convegno, c'erano 400 studenti dei licei sportivi della regione Friuli Venezia Giulia, c'erano i campioni che dovevano andare a Tokyo e alcuni campioni che avevano vinto medaglie nelle edizioni precedenti. Una Olimpiade in quattro tempi: il tempo sospeso, il tempo delle gare, il tempo delle emozioni e il tempo della narrazione. Ci puoi raccontare questi quattro tempi? Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Tutto vero, è partito da Lignano. Bagno di folla con ragazze e ragazzi che sono coinvolti nel nostro mondo, con i licei sportivi. Mi ricordo bene anche il ruolo di Giorgio Brandolin, presidente del CONI Friuli Venezia Giulia, con anche tanti atleti che poi furono convocati per le Olimpiadi. È stato un percorso, ci sono state diverse tappe, come hai detto te, soprattutto dovute a qualcheduna accidentale, vedi la vicenda del Covid, per cui per la prima volta nella storia si è posticipato un'Olimpiade di un anno, o sono state annullate, oppure hanno sempre confermato la regolarità dei calendari. È stato tutto una situazione atipica, come devo dire anche i risultati che abbiamo ottenuto. Risultati eccezionali, più di 40 medaglie a Tokyo, ma prima di arrivare a Tokyo il tempo sospeso, il senso del vuoto, addirittura c'è stato un periodo in cui si pensava di andare senza l'inno nazionale e senza il tricolore, quindi c'è stata una battaglia anche significativa per abbreviare i tempi della politica per permetterci di andare con il tricolore. Ma oggi è il tempo della narrazione, quindi che cosa lascia questa esperienza importante come esempio per i giovani? Dunque sì, anni particolarmente turbolenti, travagliati, con delle vicende normative che sicuramente hanno lasciato il segno, insomma ci sono delle cicatrici non da poco, e però il mondo dello sport è, direi che è abituato, forse è anche obbligato ad andare avanti, a guardare avanti. E spesso si esalta, se non dico sempre, nel momento delle difficoltà. Qui c'è anche probabilmente una genetica, una cultura, se vuoi, tutta italiana. E il discorso legato al tema del Covid sicuramente ha caratterizzato fortissimamente, diciamo, il pre, ma anche il durante. Se pensi anche, diciamo, la non possibilità di avere spettatori, pubblico sugli spalti, per cui un'atmosfera completamente diversa. E abbiamo fatto di necessità virtù, questa è stata la realtà, e forse questa è stata probabilmente una delle chiavi dei risultati che abbiamo ottenuto. Il motto olimpico, nel motto olimpico si è aggiunta una parola importante durante la Tokyo, che è together, insieme, quindi più in alto e siamo arrivati più in alto, più veloci e siamo arrivati più veloci, più forti in molte discipline. Insieme, è una teoria degli insiemi. La teoria degli insiemi è una teoria matematica dove ci sono gli insiemi e l'appartenenza. Gli insiemi sono dati da tanti componenti, da una collezione di elementi. Allora, se sappiamo nomi e cognomi di chi ha saltato più in alto, chi è stato più veloce, chi è stato più forte, nell'insieme che ha dato la forza alla squadra, al team Italia Team, di vincere, quali sono gli elementi che hanno determinato questa vittoria? Sì, a quel, diciamo, detto latino, Citius Actius Fortis, che praticamente caratterizzava come mantra il mondo a cinque cerchi, il presidente Bach ha voluto aggiungere questa parola together, che desse proprio il senso, il sentimento, anzi, diciamo, di una precisa volontà. E oggi più che mai, con quello che sta succedendo in tempi di guerra, il nostro mondo forse è l'unico che, anche a fatica, con ovviamente tutte le dovute considerazioni personali che ognuno può avere,
in qualche modo tiene unito i 206 comitati olimpici. Certo devono rispettare delle regole, perché sennò diventa tutto impossibile da gestire, soprattutto quando ci sono dinamiche di politica internazionale così complesse. E credo che il CIO su questo ha fatto un eccellente lavoro. E oggi una cosa che fa riflettere è che siamo all'anniversario della vittoria a Milano Cortina, che è stato il 24 giugno del 2019. 2019, c'è stato un passaggio di consegna importante a Beijing, a Pechino, per l'apertura di Milano Cortina. Quali sono stati i tempi invece di Pechino? Sì, c'è stato, durante le due cerimonie conclusive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, c'è stata questa flag and over ceremony, un passaggio di consegna dal sindaco ai nostri due sindaci delle due città. Da quel momento quell'onere e quell'onore che caratterizzano chi organizza i giochi è maggiore. Insomma, c'è la bandiera olimpica in casa, una è da sempre qui al Comitato Olimpico, adesso uno sono nelle due sale dei consigli comunali di Milano e di Cortina. Come ci stiamo preparando a Milano Cortina? Manca poco, manca alcuni anni, il 2026 è vicino. Come sono le fasi di avanzamento dei lavori per Milano Cortina? Allora, ci stiamo, secondo il mio punto di vista, preparando molto bene sotto il profilo della pianificazione dell'evento sportivo, anche perché lì c'è un'esperienza, un track record, una storia molto molto collaudata, di successo praticamente in tutte le località dove ospiteremo manifestazioni sportive. C'è di contro, ma l'ho sempre detto, lo continuerò a sostenere fino a quando non ci sarà una prova contraria, c'è un'oggettiva complessità tempistica, temporale se vuoi, per ciò che riguarda la realizzazione di alcune strutture che sono poche, pochissime, veramente indispensabili per i giochi, molte che migliorerebbero molto tutto quello che sono i servizi a supporto dei giochi, che sappiamo bene più possibile riusciamo a ottenerli per la manifestazione, ma in ogni caso sono, diciamo, in cantiere, definiamoli così, calendarizzati per essere realizzati. È l'Olimpiade dei territori e noi non c'entriamo nulla con questa seconda parte, cioè noi il mondo dello sport, però è chiaro, siamo spettatori interessati, siamo, diciamo, i primi spettatori coinvolti per capire bene quello che succede sulla parte infrastrutturale. Bene, un grande in bocca al lupo per Milano Cortina. Entriamo nel merito invece dei valori dello sport. Una tua dichiarazione dopo Tokyo è stata quella che abbiamo vinto con una squadra inclusiva e multietnica. Io ho partecipato al Festival dell'Economia Internazionale di Torino qualche settimana fa, dove si parlava di meritocrazia, merito e circostanze. Il merito va ricompensato, le circostanze invece vanno compensate, perché non sempre le opportunità vengono offerte a tutti e quindi questo si crea delle disuguaglianze. Queste disuguaglianze nel mondo dello sport sono più accentuate dopo il Covid o state lavorando per ridurle e per fare in modo che tutti possano avvicinarsi al mondo dello sport? Allora, i valori sono altissimi, siamo oggetto di dibattiti, di confronti, di pubblici incontri proprio su quello che è la forza e le fondamenta che sorreggono tutto il nostro mondo e che ci vengono riconosciuti universalmente, poi in qualche paese meglio, in altri peggio, anche con sistemi e modelli molto difficilmente replicabili. L'ordinamento internazionale che ci unisce, che ci dà autonomia, che il CIO sicuramente è un aspetto caratterizzante. Dopo il Covid io credo che gli atleti e le atlete tra di loro, in questa grande comunità, ma anche coi tecnici, coi dirigenti, sono molto più vicini, perché, diciamo, hanno vissuto esperienze talmente simili e hanno convissuto col fatto anche che non c'era il pubblico praticamente tra di loro, vedi anche come hanno tifato per i loro colleghi. E è chiaro che poi invece c'è un problema che non riguarda solo gli atleti di alto livello, ma più scendi e più ci sono delle tematiche legate proprio a problemi che sono dovute a ripercussioni in parte psicologiche, in parte anche socio-economiche, che
che dopo il Covid hanno sicuramente influito, e non certo positivamente, nel rimettere in moto la macchina di tanti individui rispetto a quello che sono stati sia le ripercussioni di testa e fisiche che ci sono state dopo il Covid. Lo sport è anche un volano importante per l'economia e per la cultura. Il turismo sportivo ha degli effetti esponenziali, noi siamo attori importanti del turismo sportivo e ci accorgiamo come sta crescendo notevolmente. Integrare lo sport invece con la cultura, negli anni, nel Novecento c'erano le grandi squadre universitarie che permettevano agli atleti che si allenavano 2 o 3 ore al giorno di studiare e di prepararsi. Oggi invece il professionismo chiede 7, 8, 10 ore al giorno di allenamento. Come si relazionano le università con il mondo delle professioni, con i professionisti dello sport e come aiutano a far crescere gli sportivi e tutte le strutture formative? Ma quel mondo che tu fai riferimento per noi è un modello. Sono onesto, siamo molto lontani. Perché il nostro sistema si fonda sull'SD rispetto a quello che sono le dinamiche delle scuole, o meglio delle high school, delle università, campus, che da sempre invece hanno questo valore aggiunto, questo plus rispetto a noi. Devo dire che finalmente le cose si stanno muovendo, si sono mosse, oggi c'è un formidabile, direi, movimento legato a desiderio di dare concretezza al concetto della dual career, e sia per chi ha finito, diciamo, un percorso di studi per entrare, diciamo, più praticamente, più incisivamente nel mondo del mercato del lavoro, sia per chi cerca di farlo in contemporanea, sia perché per chi quelli nel momento del picco della loro attività, allenandosi molto, non avevano destinato energie mentali o fisiche per fare anche, diciamo, gli studi. Per cui, diciamo, a macchia di leopardo, sistemi universitari sia di presenza sia molti telematici per evidenti motivi, oggi, diciamo, hanno creato, diciamo, queste opportunità, ci sono queste opzioni anche nel nostro paese. Anche il CUSI sta diventando una federazione di sport universitari e ci vorrà tempo per compensare quel gap, proprio perché è un sistema, insomma, estremamente diverso dalle nuove università, soprattutto le più importanti sono pubbliche, e adesso queste nuove telematiche sono quasi tutte private rispetto a quello che è il benchmark americano, però loro non hanno la filiera delle SD. Che è molto numerosa. Noi abbiamo più di 100.000, esatto, ASD. Lo sport è anche internazionalizzazione, abbiamo detto inclusione e integrazione, ma anche interazione. L'interazione che si sta muovendo adesso con questi termini che coinvolgeranno il nostro futuro, il metaverso, gli NFT, gli e-sport, come rientrano nel pensiero del presidente del CONI? Ma il mio pensiero è che c'è un senso di curiosità, non dico di scetticismo, però sicuramente di riflessione, con molto anche qui, diciamo, rispetto, perché non si può far finta di mettere la testa sotto la sabbia, perché oramai sono fenomeni assolutamente caratterizzanti, soprattutto le nuove generazioni, verso questi mondi. Hai citato di 3 temi, metaverso, NFT e sports. Ti dico quello che riguarda il terzo, ma a cascata vale per gli altri 2. Cioè, quando gli sport, che oggi il Comitato Olimpico definisce sport virtuali proprio per codificarli al meglio, all'inizio quella parola che hai usato lì prima, diciamo scetticismo, che non era pregiudizio, che era quasi una forma di stacco, in realtà è diventato un atteggiamento completamente diverso. Perché il CEO dice, tanto oramai quest'onda è partita, non la fermi più, allora è meglio che in qualche modo ci entriamo, la capiamo, la regoliamo, la codifichiamo, e quindi logicamente
tutte quelle sono le dinamiche che possono essere giustizia sportiva, antidoping, codificazione, diciamo, per ciò che riguarda gli aspetti di carattere tecnico organizzativo, perché sennò diventa solo un business per conto di alcuni soggetti privati, e noi che siamo, con tutto il rispetto del mondo, i principali, tra virgolette, fornitori, essendo ovviamente la filiera del CIO con le federazioni internazionali e con i comitati olimpici, praticamente gli altri fanno business su qualche cosa che, scusate se ve lo dico, diciamo, noi ne abbiamo responsabilità e ruolo. Ma è un mondo anche invisibile, è una società liquida, non c'è dubbio. Quindi non sappiamo mai come relazionarsi. Ieri era l'Olympics Day, il 23 era l'Olympics Day, quindi sport come stile di vita, l'olimpismo come declinazione universale per la pace. Quale funzione ha lo sport rispetto alle ideologie? Che è sopra l'ideologia, che vola più alto, che le rispetta tutte, ma ovviamente non possono essere quelle che condizionano il nostro mondo, il nostro movimento. La forza che noi abbiamo è sempre maggiore, però sempre altrettanto più complessa, e ovviamente la difficoltà di evitare, vediamo anche l'ultimo conflitto, che in qualche modo si sia inquinato quell'atmosfera olimpica, in modo particolare paralimpico, perché sapete benissimo, diciamo, quando e come si è deciso da parte di uno Stato di aggredire un altro, era praticamente nel momento in cui cominciavano le Olimpiadi per i Paralimpici. E, fa tristezza, però al tempo stesso attesta e conferma la forza non solo della pace, ma la forza, diciamo, universale del mondo dello sport, che è al di sopra ed è indipendente. E concludiamo con un aneddoto. Sì. Noi ti abbiamo seguito a Tokyo a distanza, ci siamo esaltati per le 40 medaglie. Ci vuoi raccontare un momento bello di questa tua esperienza di Tokyo e un momento bello anche di Pechino? Perché a Pechino il momento brutto immagino sia stato il Covid, ma il momento bello di queste due esperienze. Ma sai, quando fai risultati così, sarebbe, lo dico sempre, sarebbe sbagliato non ricordarne uno. Penso che oggettivamente però le medaglie che vengono non dalla vittoria del singolo, che quelle paradossalmente le può vincere chiunque, anche un paese, diciamo, non evoluto sportivamente o non evoluto civilmente, con pochi abitanti, può ottenere onestamente un grande risultato, perché il singolo ha delle qualità diverse, magari c'è il tecnico, è andato ad allenarsi in un altro paese, però quando c'è una squadra, come ad esempio il quartetto del ciclismo, la 4% dell'atletica, che è frutto di un'alchimia, di un miracolo oggettivamente, sportivo, umano, insomma, ti dà tanta soddisfazione. Uno è del nostro territorio, di quella squadra, di Buia, di Udine. Lo so bene. Bene, grazie Presidente, grazie a te. Viva lo sport, viva l'Italia. Sport, viva l'Italia con spirito olimpico sempre. E con spirito sportivo. Sempre, grazie a voi, complimenti.